E adesso con Andrea Rustichelli vediamo la storia di Silvia Romano e del suo sequestro. Era il 20 novembre 2018, Silvia Romano, milanese 23enne che si occupa di cooperazione in Africa per una piccola ONG marchigiana, viene inghiottita in un villaggio del Kenya, a Chakama, 80 km da Malindi. Testimoni del villaggio raccontano di un blitz notturno. Alcuni uomini armati, forse 8, sembrano dirigersi a colpo sicuro verso la giovane volontaria, l'afferrano e la portano via. Di lei non si avranno più notizie certe per quasi 18 mesi, mentre le indagini delle autorità keniane, affiancate da investigatori italiani, oscillano tra due piste che si intrecciano: quella del radicalismo islamico del gruppo Al-Shabaab, attivo nella vicina Somalia con molte ramificazioni, e l'altra complementare, quella del gruppo di criminali comuni, di banditi che in quelle zone isolate compiono frequenti incursioni. In entrambi i casi la motivazione sembra la stessa, il denaro. Silvia è occidentale, rappresenta un lucroso bottino in termini di riscatto. Intanto, dopo alcuni arresti, comincia in Kenya un lento processo che tra i rinvii non sembra approdare a risultati concreti. Imputati sono 3 presunti membri della banda di rapitori. Probabile che dopo il rapimento la volontaria sia stata ceduta ad altri criminali. E da quanto si apprende, Silvia è stata liberata a 30 km dalla capitale somala, Mogadiscio, dove ora si trova. Questo avvalora l'ipotesi di uno scambio tra gruppi keniani e somali. E ora finalmente, dopo tante ipotesi piene di angoscia, la notizia è incontrovertibile, la più importante: Silvia è libera. E come vi dicevamo, la notizia della liberazione della donna arriva sui canali social del Presidente del Consiglio, che oggi è tornato anche sui temi europei. Allora, per tutti gli aggiornamenti andiamo davanti a Palazzo Chigi, dove c'è per noi Mario Franco Cao. Buonasera.